Episodio 163 del nostro podcast. Oggi è mercoledì 17 luglio, sono le 11:24 di mattina. So che vi piace essere, come dire, partecipare proprio a quello che è la registrazione live, quindi sapere in che momento stiamo registrando con questi bei rumori di sottofondo. Insieme a me, al sottoscritto, ci sono il buon Umberto Moioli, che ritorna dai suoi mille viaggi e per l'occasione riprende le redini di tutto l'ambito PC e anche un po' quello hardware. Ciao a tutti, ma tra l'altro non hai specificato che ritorno, ma è una cosa momentanea. Esatto. Perché poi sparisco e basta. Quindi ritorni per riandartene. Faccio il 163, poi ci rivediamo al 326. Ci rivediamo. Perfetto, mazza, se fa anche le moltiplicazioni, cazzo, è proprio incredibile questa cosa qui. Ho le somme anche. Ho le somme, è vero. E c'è anche ovviamente il nostro padre putativo Andrea Palmisano, che ci parla invece da sotto le coperte, e mentre segue la redazione di Nintendo e quella iOS. Ciao, buongiorno a tutti. Anzi, quella mobile, mi correggo, perché giustamente c'è anche Android e soprattutto c'è Windows Phone. Sono felicissimo di partecipare a questo nuovo appuntamento di Multiplayer.it. Traspare dalla voce la tua gioia. Una rubrica inedita, completamente inedita, che darà un sacco di soddisfazioni e speriamo abbia anche un certo successo. Ok, abbiamo finito con questa presentazione interessante. Oggi diciamo un paio di argomentazioni più o meno forti, poi deciderete voi come al solito. Partiamo. Gli argomenti sono forti, le argomentazioni faranno cagare come al solito. Hai ragione, scusami. Due argomenti più o meno forti, poi le argomentazioni faranno cagare come al solito. Ma partiamo... Io anticipo delle idiozie meravigliose che tornano addirittura? In grandissimo spolvero. Dopo mesi e mesi. Torniamo proprio con le esplosioni per quello che riguarda le idiozie. Ve lo mandate, quindi se lo le adesso guarderò. Prima partiamo però con l'argomento, visto che dobbiamo essere veloci, altrimenti giustamente Andrea ci ammazza, che sta lavorando sulla recensione di Pikmin. Allora, cosa? Vabbè, niente, non si sa cosa hai detto, per cui vado avanti. Allora, partiamo da Ubisoft, dicevo. Ubisoft ha fatto un paio di interviste, dichiarazioni da parte di tale Tony Key, che non so bene chi diavolo. Ah sì, è il Vice President of Sales and Marketing, e poi anche ovviamente dalla bella bocca francese di Yves Guillemot. Entrambi hanno fatto un paio di dichiarazioni interessanti per quello che potrebbe rappresentare il futuro di Ubisoft, il futuro dei franchise di Ubisoft, perché insomma, diciamolo chiaramente, che in questa generazione Ubisoft, specie negli ultimi 2-3 anni, ha saputo mostrare con forza, cioè è diventato comunque un publisher piuttosto importante, soprattutto per quello che riguarda nuove IP, nuove produzioni. Ricordiamo la bomba dell'anno scorso di Watch Dogs, ricordiamo quest'anno The Division, ricordiamo ovviamente Assassin's Creed e compagnia bella. C'è un certo tipo di investimento molto forte su quello che sono i nuovi titoli. Ha fatto questa dichiarazione molto interessante, appunto, in un'intervista fatta da Tony Key ai ragazzi di Games Industry. Due, tre, proprio un botta e risposta veloce. E la cosa interessante che esce è questo concept, che praticamente da diversi anni Ubisoft mette in cantiere solo ed esclusivamente titoli, progetti, insomma, nuove IP che possono trasformarsi in veri e propri franchise. Cioè, dalle sue parole, lui dice: il tempo dei fire and forget, dei titoli lanciati così al volo, poi chissà che saranno, ormai è morto, perché ogni progetto costa troppo, e questo si ripercuote, insomma, sulla necessità di fare sempre progetti
molto più a 360 gradi. Umbo, ti tiro in ballo subito piuttosto che andare avanti a chiacchierare con me stesso, a fare questo soliloquio. È una dichiarazione abbastanza, non dico audace, perché da qualche punto di vista è anche un po' scontato, vista appunto l'evoluzione di questa generazione, però credo sia importante sapere comunque da un publisher come Ubisoft, che dice AAA, o possiamo fare in soldoni 37 sequel, o comunque c'è un universo dietro, oppure col cazzo che li sviluppiamo. Purtroppo è la realtà, che è audace come affermazione, ma è esattamente come vanno le cose. Tra l'altro Ubisoft l'aveva già detto in alcune occasioni, soprattutto quando era stata criticata per la serializzazione di Assassin's Creed, che vabbè, non è stata diversa da quella di altre serie, ma praticamente si ripropone una volta all'anno. Purtroppo è la realtà di oggi, e sarà sempre più la realtà anche e soprattutto delle prossime console. Se si vuole rientrare dei costi, bisogna mettere in piedi un processo produttivo come quello di Assassin's Creed, come quello di, probabilmente spera Ubisoft, anche altre serie tipo Watch Dogs e poi magari The Division. Loro lavorano con team grandissimi, hanno 600-700 persone al lavoro su più giochi, sviluppano tool che evidentemente hanno grossi costi di sviluppo e quindi devono ripagarsi in più sequel, e soprattutto gli devono aver marchi che gli garantiscono tutti gli anni una certa quantità di milioni di copie vendute. Quello è inevitabile. Io tra l'altro per le nuove console mi sarei aspettato e avrei sperato una svolta sul digital molto più forte di quella che è stata, anche poi considerando il passo indietro fatto da Microsoft, perché interessandomi soprattutto del mercato PC, negli ultimi anni su PC si è visto tantissimo come la svolta digital ha permesso di tornare ad avere anche delle produzioni di medio livello, che invece su console, secondo me, con l'attuale panorama anche per la prossima generazione, che sembra almeno inizialmente più votato al retail che al digital, non credo sarà possibile avere. Insomma, sarà esattamente come ha detto questa figura chiave di Ubisoft, che sarà inevitabile che spingeranno su meno IP molto più costose, con la necessità di serializzarle. Quindi da quel punto di vista bisogna mettersi il cuore in pace, perché non potrà essere diversamente finché non ci sarà modo sia per questi sviluppatori di rischiare un po' di più, magari avendo costi di sviluppo o distribuzione più bassi. Su due dici una cosa molto interessante quando dici che spariscono le medie produzioni. Spiega meglio, perché è una cosa secondo me carina che hai lanciato lì. Ma è inevitabile, nel senso che se tu vai da GameStop o dalla catena di turno e ci sono tutta una serie di accordi che ti mettono in bella mostra soltanto una certa quantità di titoli, e quindi comunque sei legato, l'utente, magari non quello super appassionato ma tutti gli altri, è legato a quella vista lì, tra virgolette, è quello che gli viene proposto e quello compra, e allo stesso tempo i costi di sviluppo sono altissimi, quindi non ci si può prendere grossi rischi, si andrà sempre più verso un mercato per cui ci saranno pochi titoli ben piazzati che dovranno vendere milioni di copie. Una svolta sul digital invece avrebbe permesso tutta una serie di meccanismi, io penso soprattutto a Steam, che permettono di creare titoli appunto di medio livello, che possono essere un pochino più rischiosi, che magari ci si può ripagare un pochino più nel tempo attraverso formule come quella degli sconti, come tantissime altre formule che il Digital Delivery permette, e che non si è semplicemente legati a quella cosa del mercato retail su console, per cui devi vendere tantissime copie nelle prime due settimane, nel primo mese, altrimenti sei praticamente fottuto. Sì. Per come si sta prospettando, perché il problema è che ormai la produzione media è comunque una produzione da milioni di dollari, se la vuoi portare nei negozi, da milioni e milioni di dollari, e sono rischi che evidentemente non si vogliono e non si possono più prendere con l'attuale mercato retail. Questo secondo me è un dato di fatto, cioè non credo ci sarà spazio per titoli rischiosi, ma già adesso con 360 PlayStation 3 rispetto alla generazione precedente, secondo me di rischi ce ne sono stati meno, e di produzione appunto medie ce ne sono state meno. Con la prossima generazione di console, se davvero i costi dovessero alzarsi, si andrà sempre più verso pochi AAA reiterati all'infinito attraverso serie lunghe. Però lo credo... scusami un attimo, però ti controbatto con una cosa, nel senso che io trovo che sia giustissima la tua valutazione, una cosa interessante, sono d'accordissimo con te, se non fosse
per il mercato puramente digital, semi-indipendente, nel senso che secondo me quello che dice Ubisoft e questa tua valutazione sulle produzioni medie ha senso solo ed esclusivamente per i AAA, nel senso che negli ultimi 3 anni li abbiamo visti sparire perché tutte queste produzioni medie che costano quasi quanto una AAA ma vendono un ventesimo ovviamente non potevano andare avanti, cioè era un dato di fatto, però secondo me si sta affermando pesantemente in ambito solamente digital e in ambito indipendente quelle produzioni da 15, 19, 25 euro che per me rientrano di fatto nelle medie produzioni, perché secondo me è difficile che vai a vendere un titolo da 19, a me viene da pensare, visto che l'abbiamo fatto l'altra volta, Kentucky Route Zero, che però non può essere definito una produzione media anche se ha un prezzo da produzione media che comunque ne costa appunto 18 euro, però tutto quel mare lì che ormai si è staccato definitivamente dai vari titolini a 1,99€, 2,49€, 3,99€, ma che denotano che dietro c'è un lavoro e che secondo me sono la nuova tipologia di produzione media. Secondo me questo tipo di mercato oggi su PC, molto probabilmente spero domani sulla next gen, potrebbe rifar uscire con più forza e soprattutto con più possibilità di sostenersi questo tipo di mercato medio. Non so se sei d'accordo. Medio, sono d'accordo, medio, nel senso che su PC è proprio come dici tu, il problema è che questo è avvenuto su PC quando c'è stata una svolta totale verso il digital delivery, perché a quel punto l'utente ha soltanto il digital delivery e lo shopping, i vari shopping di digital delivery hanno assunto un'importanza molto superiore, perché la gente va lì per informarsi, va lì per cercare nuovi giochi. Secondo me su console, vabbè, adesso questa cosa non è ancora vera, perché comunque se tu vedi quelli che sono i cosiddetti indie su console, sono quasi sempre titoli spinti da Microsoft o da Sony, sono indie tra virgolette, nel senso che le grandi hit fanno tutte parte di programmi specifici che hanno preso quell'indie a monte quando ancora è in sviluppo, con lo scopo specifico poi di spingerlo tantissimo e di farlo diventare una hit sul loro store. Non è che ci sono molte storie di gente che si è messa lì, ha fatto un progetto, poi è cresciuto pian pianino e è diventato un successo per caso. È molto difficile che ci siano successi per caso su Xbox Live o PSN, è molto più controllata la cosa. In futuro può accadere, ma secondo me sarebbe successo molto di più se il digital delivery avesse preso il sopravvento, perché così c'è il rischio serio che comunque gli store digitali di PlayStation 4 e Xbox One restino secondari, cioè non saranno l'unico canale di acquisto per gli utenti. Però scusa, aspetta, io non ho capito, cioè secondo te le medie produzioni sarebbero potute tornare soltanto se si passava al digital, cioè se ti facevano... Secondo me avrebbe aiutato tantissimo, perché... Cioè se ti facevano Remember Me solo digital, allora poteva avere un successo. No, non ho detto quello, ho detto che la produzione media si avvantaggia di una distribuzione solo digital, perché quello è l'unico canale per gli utenti, e quindi gli utenti sono avvantaggiati, sono spinti ad andare su quel canale lì. Non so, perché non riesco a capire perché il fallimento di una produzione media dovrebbe passare perché, dal fatto perché, che perché c'è ormai, il box. Perché ormai il retail, beh, perché una produzione media nel retail non è che abbia moltissime speranze ormai, credo che ne avrà sempre meno in futuro. Però in digital diventa... secondo te sì, cioè su... Beh sì, perché comunque può vivere sia di una vita più lunga, in termini di vendite, può magari arrivare con meno costi a quel mercato lì, perché non deve passare dal digital, puoi prenderti rischi differenti, perché non è comunque il mercato digital. Basta vedere su PC, ci sono tanti titoli soltanto su PC di media qualità che rischiano molto di più e che comunque possono contare su tutta una serie di vantaggi che solo quel tipo di mercato ti dà. Non so, è che secondo me... non è il costo di distribuzione stampa che diciamo ti fa fallire fra virgolette a causa del... Ma non è solo quello, nel senso che è anche più difficile arrivare sugli scaffali, avere una certa posizione. Non so, perché secondo me secondo me è problemi di visibilità tanto nel retail quanto nel digital, nel senso che non è che nel digital allora se sei una produzione media comunque spicchi, perché ti mettono una bella, come dire, ti mettono più facilmente in vetrina rispetto a quanto ti mette facilmente in vetrina GameStop, cioè sono tutta una serie di strumenti, come può essere il forum integrato, che tutta una serie di strumenti community che permettono effettivamente, basta vedere le vendite di Steam, di emergere a certi titoli che altrimenti non avrebbero avuto spazio. È molto più facile che si crei del buzz attorno a un titolo,
è molto più facile che possa continuare a vendere con le varie offerte, con i saldi, con tutte quelle cose lì. Secondo me è molto più semplice avere un gioco di medie dimensioni su una piattaforma digital con tutto quello che comporta rispetto al retail che, ok, magari ti fai quelle poche settimane sullo scaffale e poi sei morto e comunque anche quelle poche settimane sullo scaffale sei schiavo di chi ti ha messo su quello scaffale. Invece comunque un bel titolo su PC ha i forum, ha la community, ha tutto quello che, insomma, tutto quello che li consegue. Almeno poi la vedo così, non è che ti Sì, voglio no, ma convincere. mi piace come la vedi, è che secondo me sono due cose in parallelo, cioè non sono due cose che si intersecano, che si annullano, nel senso che dal mio punto di vista non è che le produzioni medie sono fallite perché era tutto in mano a GameStop, o per meglio dire, c'è stata anche quella deriva e ci mancherebbe altro. Allo stesso tempo io rimango fermamente convinto di questa, della questione che se le produzioni medie torneranno saranno solamente come evoluzione degli indie, non come downsides dei prodotti AAA. Che perché siccome diventano digital, allora riusciranno a vincere nella next gen. Io Quello può essere, quello può essere. non lo so, Però ad esempio Andre? un prodotto come Scusa. Rising Storm, no Sì? scusami, un prodotto come Red Orchestra Rising Storm, che È che comunque è secondo me, stato no, un buon secondo successo, non può passare più non lo da so. un... Lo sai cosa? È che secondo me quando tiri in ballo un Red Orchestra, che è un prodotto eccellente, secondo me non potrà vincere su console, ma non perché, per ipotesi deve finire scatolato da GameStop, ma perché secondo me su console non c'è quel target di utenza, cioè vince Vabbè, su io PC. facevo un caso per PC, ma Lo so, però qual è metti una un produzione media di JRPG, massa? magari un pochino più rischioso, che il genere comunque è Sì. tipico da console. Magari Solo in digital ha successo, pacchettizzato no. cioè potrebbe permettere un tipo di rischio che potrebbe dare prospettiva a un tipo di rischio che oggi, secondo me, sul retail non hai più perché scompari in mezzo agli action e agli FPS Non lo di so, quei pochi publisher. secondo me è più possibilità di successo se il team indipendente che ti è cresciuto, ti è diventato di 20 persone, fa il suo prossimo progetto digital che è un JRPG e te lo piazza a 20 euro su tutti i canali digital, ma indipendentemente da tutto il resto, cioè è più perché secondo me c'è stata quell'evoluzione piuttosto che Square Enix si inventa Final Fantasy Medium e ti fa la versione downsizzata del Final Fantasy classico che però te lo piazza in versione digital, No, ma secondo questo. me potrebbero esserci entrambe le realtà, ma entrambe le realtà anche il team indie che diventa di medie dimensioni si avvantaggerebbe di una distribuzione digital Sicuramente. rispetto Vabbè, a cercare di andare in quello è retail e di farlo impossibile, ovvio che adesso. per il team indie è impossibile oggi Però arrivare a un anche negozio. quello voglio dire, cioè, esiste anche quello che dici tu, che ovviamente si avvantaggerebbe di una distribuzione unicamente digitale rispetto a una distribuzione media che non dà troppo spazio agli store digital delle console. E quindi secondo me rende meno allettante per chi vuole cercare di espandersi, di andare su quel mercato lì, e comunque gli preclude di andare in retail perché è fondamentalmente impossibile. Andre, volevo sentire anche un po' te che ti abbiamo tenuto un po' in disparte, se Sì. comunque volevi dire anche la tua. Io in realtà no, non sono d'accordissimo con l'ultima parte del discorso di Umbo perché trovo che appunto la chiave della distribuzione digital sia molto, molto più affine all'ambito PC in cui c'è una struttura che è quella di Steam ormai consolidata, c'è anche una sensibilità o comunque un interesse dell'utenza molto diverso da quello che è console e in ambito PC ormai ci si è completamente slegati dal desiderio, dalla voglia, dall'abitudine di comprare una copia fisica, mentre al contrario su console siamo praticamente agli inizi e agli albori. E c'è pure Anche gli stessi, resistenza. anche, esatto, c'è resistenza sicuramente, c'è molto feticismo per il pacchettizzato, la confezione. Anche per quanto riguarda l'esempio del JRPG, non sono d'accordissimo perché proprio nel caso specifico del JRPG si parla di un target di utenza che è sicuramente ristretto, enormemente più ristretto rispetto agli anni passati, ma molto molto informato e molto appassionato. Di solito i JRPG hanno, in quel target specifico di utenza, hanno sempre delle vendite più che decorose, perché appunto gli appassionati non si risparmiano da andare a supportare questo tipo di produzioni. Quindi la visibilità della produzione media io la trovo difficile sia sugli scaffali tanto quanto sui negozi digital, che tra l'altro vuoi per la
la doppia versione retail, appunto, e digital, per comunque l'aumentare di questo tipo di prodotti si stanno affollando e c'è comunque una grande difficoltà a dare visibilità in primo piano e far raggiungere questo tipo di raggiungere i prodotti tramite questo tipo di canali, e a maggior ragione lo sarebbe nel caso appunto di produzioni medie che non hanno magari anche la possibilità di andare ad acquistare gli spazi promozionali delle primissime pagine degli store digitali. Tornando all'inizio, a Ubisoft è chiaro che si tratta di una compagnia molto, molto concreta, molto pragmatica, non c'è decisamente romanticismo nelle azioni di Ubisoft, come abbiamo visto anche nel caso di Wii U, che magari recupereremo più tardi. C'era questo, sembrava patto di ferro un paio d'anni fa, che si è volatilizzato molto rapidamente nel momento in cui la console Nintendo non ha raccolto sul mercato quanto ci si aspettava. Ubisoft ha fatto uno o due passi indietro, appunto, lasciando le briciole di quello che aveva promesso, aveva sembrato voler promettere. È una società che punta al profitto e cerca di minimizzare al massimo qualsiasi rischio. L'abbiamo visto anche con Rayman, tutto quello che è successo, e quindi non mi sembra per nulla stupefacente che anche nella chiave delle dichiarazioni recenti, della voglia di sequelizzare qualsiasi nuova produzione, ci sia appunto un progetto di guadagno massiccio con rischi minimi, anche di fronte al fatto che comunque buona parte del loro portfolio di prodotti sono titoli che hanno un grosso investimento alle spalle. Mi piace anche la tua valutazione. Sì, insomma, non so se Umbo ti vuole rispondere sul fatto dei JRPG e così via, o si becca il tuo No, contesto. nel senso che, l'avevo detto come la pensavo, ci sta anche la posizione di Andrea, ci mancherebbe. Sì, io sono d'accordissimo. Bello, diciamo, parallelo poi sulla questione del patto di ferro volatilizzato. Secondo te, Andrea, ma proprio così a buttarla nell'inutilità più totale, ci sono stati dei soldi dietro oppure è stata una comunione di intenti e basta? Nel senso, io ti do supporto alla console al lancio se mi dai magari un po' più di copertura mediatica. No, penso che soldi non ce ne siano non ce ne siano stati perché non è la maniera di lavorare di Nintendo, non è la maniera di portare avanti gli accordi di IVATA, e infatti i risultati sono evidenti perché nel caso in cui ci fosse stato dietro un forte supporto economico di Nintendo, si sarebbe potuto portare avanti ad esempio l'esclusività perlomeno temporale di Rayman, che ne so, Che magari sì, tre è mesi vero, prima, giusto. se fosse uscito 3 mesi prima su Wii U, non ci sarebbe stato, io penso, nessun grosso problema per Ubisoft. Al contrario, addirittura posticiparlo per uscire in contemporanea sottolinea il fatto che oltre a una stretta di mano e a una comunione di intenti, Non c'era mai stato nulla. non c'è stato, e appunto quando i vertici di Ubisoft hanno fatto i conti, hanno anche visto quanto male sono andati i titoli della finestra di lancio, compreso quello Zombie U, da molti visto come una delle killer app appunto del lancio, che invece ha raccolto pochissimo in termini di vendita, addirittura senza arrivando lontanissimo dal break-even, appunto casa pragmatica come Ubisoft ha subito tirato i remi in barca e ha salutato. Tra l'altro, questo lo teniamo aperto, questo discorso, perché farà da ponte per il secondo argomento, però volevo agganciarmi sulla seconda dichiarazione di Ubisoft che ho trovato molto interessante, comunque anche qua forse un po' la scoperta dell'acqua calda, ma sicuramente un punto di vista interessante, e volevo sentire Umberto in proposito. Yves Guillemot, durante un'intervista, in questo caso con Computer Video Games, ha sottolineato l'importanza dei servizi extra videoludici delle console di nuova generazione come diciamo modo per come ariete per sfondare di irretire un pubblico molto più di massa. Lui fa il parallelo con PlayStation 2 che è molto interessante,
Perché dice PlayStation 2 quando vendette, insomma, uscì sul mercato anche e soprattutto forse come lettore di DVD, e quando vendette molti si lamentarono per i primi 2-3 mesi del fatto che l'attack rate, ovvero il fatto di quanti giochi si comprano con la console, che è un valore molto importante per, diciamo, la diffusione della console stessa, o per meglio dire per la durabilità nel tempo della console, era bassissima, era di 1 al massimo 1.3, quindi in pratica si comprava un solo gioco per console, che è stato un po' il problema che ha portato, diciamo, alla morte del Wii, tutto il discorso del Wii Fit e così via. Lui diceva, insomma, il PlayStation 2 vendette con questo bassissimo attack rate, molti si lamentarono, ma poi a un certo punto tutti quelli che la comprarono solo ed esclusivamente perché era un ottimo lettore DVD, a un certo punto scoprirono che ci si poteva anche giocare, e da quel momento in avanti ci fu il boom, perché un mercato molto più largo di quello che comprava le console solo ed esclusivamente per giocare aveva avuto accesso alla console, aveva scoperto che ci si poteva giocare, quindi si era diffuso. Lui dice, lo stesso parallelo potrebbe avvenire su Xbox One o su PlayStation 4, la compri magari perché, ecco, su Xbox One ci vedi la ruota della fortuna, e poi un giorno ti svegli e scopri che, siccome ti arriva, ah, ti piace la ruota della fortuna, c'è anche il gioco in digital che puoi scaricare, da lì potresti iniziare a diventare un acquirente. Volevo sentire Umbo, non so cosa ti sembra questa valutazione, soprattutto con un parallelo con il mercato PC, visto che il PC in primis è una macchina con cui fai di tutto, per ultimo ci giochi. Sì, beh, sicuramente la valutazione è corretta. Mi chiedo però quale possa essere questo ariete che portano le nuove console, perché non ha come PlayStation 2 la potenza di un DVD, l'attrattiva di un DVD, e allo stesso tempo il media televisivo a cui queste console comunque si attaccano sta probabilmente un pochino invecchiando. Io non vedo che... faccio per ora un po' fatica a trovare questo appeal fantastico che le nuove console abbiano un pochino per entrare in tutti i salotti. Cioè, Microsoft con la prima presentazione di Xbox One ha provato un po' a spiegare qual è la sua visione, non ho gli elementi sufficienti per dire se sarà un successo oppure no. Io non credo che ci possa essere l'impatto che possa aver avuto PlayStation 2 e il DVD. Sicuramente quello che dice è vero, cioè se riuscissero a metterla nelle case come qualcos'altro e poi vendere giochi sarebbe positivo, ma che Ubisoft la veda in questa maniera mi sembra evidente anche ripercorrendo un po' gli annunci di questi anni, prima quando annunciarono che comunque avrebbero lavorato anche con un team interno a contenuti più cinematografici, e poi di recente annunciando quella sorta di crossover tra un gioco e una serie televisiva di Rabbids. Sì. Quindi loro evidentemente ci credono. Poi devono sperare che Sony e Microsoft riescano a non attrarre soltanto il pubblico dei giocatori. Io personalmente non... per ora faccio un po' fatica a trovare un'attrattiva extra ludica di queste console, perché quello che offrono di più, cioè quello che offre di più PlayStation 4 in questo momento non mi viene in mente. Sì. Quello che offre di più Xbox One è appunto legata alla fruizione di contenuti televisivi. Sì, beh, può essere. Io sinceramente non ho in mente quale sia la demografica di chi guarda la televisione. Può essere che qualcuno trovi attraente quello che hanno presentato per godere meglio della TV. Secondo me non hanno un ariete potentissimo come possa essere stato come il DVD. Lettore di DVD? No, non vedo. Sicuramente non è il lettore che c'è dentro il Blu-ray, perché mi sembra che ormai quel treno in termini di successo paragonabile al DVD sia un po' perso. Anche perché ormai tra il digital e tutto il resto è ovvio che la concorrenza per il Blu-ray è notevole. Non lo so, io non vedo tanta attrattiva, però sicuramente il suo discorso ha perfettamente senso. Palmis? Sì, io mi allineo con quello che ha detto Umbo, in questo caso sono d'accordissimo. Nel senso, cioè, che vi piace il concetto, però Xbox One e PlayStation 4 non lo possono concretizzare in pratica? No, a me sembra che ci sia da parte sia dei produttori di console, sia ovviamente di chi va a beneficiare dei grandi numeri, ovvero gli sviluppatori, una certa disperata ricerca di un cavallo di Troia capace di portare più console vendute a gente che non è interessata solo ed esclusivamente al gaming. Quello del DVD su PlayStation 2 mi sembra che sia stato un episodio difficilmente replicabile, perché vabbè, magari io pecco di manco di immaginazione, ma non mi viene in mente niente che abbia quella forza di appunto di penetrare, lo ripeto, di avere interesse per un certo tipo di utenza non direttamente interessata al gaming. In questo momento storico
con le difficoltà economiche che ci sono un po' per tutti, eccetera, eccetera, proprio quando, come diceva benissimo Umbo, la TV come centro dell'intrattenimento sta perdendo valore in favore di tutta una serie di altre maniere di fruire i contenuti visivi, film, l'intrattenimento. Quindi, ripeto, è una bellissima idea in potenza, idealmente, è una cosa che piacerebbe a tutti, ma non penso che ci sia niente di così forte, di così interessante per l'utenza, tra virgolette, casual, tale da andare a fare quello che all'epoca fece PlayStation 2. D'altra parte, già con PlayStation 3, che era l'unico lettore Blu-ray tra le console disponibili, non è stato quel veicolo, quella maniera di quel mezzo di spinta fortissima per le vendite che fu appunto con la generazione precedente. Quindi non è una bella premessa, un bel ideale, ma non penso che si concretizzerà, sinceramente. È evidente anche un po' dall'apertura, nel senso che io invece, allora, ripeto, io lo trovo giustissimo come concept, nel senso, ma questa è una cosa che io ho espresso in mille altre occasioni, cioè che secondo me non c'è più spazio, non c'è più modo sul mercato odierno di fare una console con cui si gioca e basta. L'ho detto mille volte, secondo me la console che avrà successo sarà la console che permetterà di fare anche altro, ovviamente in un modo sensato e ben integrato, perché ecco, la console che mi fa leggere i feed RSS scorrendo col pad non me ne frega un cazzo, naturalmente, però nel momento in cui mi permette di fare anche altro oltre a giocare, secondo me è quella che potrebbe avere successo nei termini di console vendute fisicamente sul mercato. E per questo io ho visto molto più con interesse Xbox One rispetto a PlayStation 4, pur rimanendo felicemente sorpreso da PlayStation 4 quando fu annunciata al meeting. Trovo molto corretta la valutazione di Guillemot, visto che mi trova perfettamente in linea. Non sono così scettico o pessimista come voi, nel senso che probabilmente oggi anche io fatico a vedere una rete di sfondamento, specie in PlayStation 4, perché secondo me la questione della TV di Xbox One, seppur il mercato TV, mi dice Andrea, si sta contraendo, non è più un mercato di riferimento, eccetera, 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 comunque lo considero un mercato ancora super forte, se non predominante, e quindi credo che una console che ti dica, mi immagino, o spero, ecco, allora c'hai l'abbonamento, ti puoi vedere tutti i canali che hai nella cable TV, ti permette magari di scaricarti i film, mi spero prima o poi arriverà il momento in cui mi permetterà di scaricare a 2 euro, 1 euro e mezzo le puntate dei telefilm, tutto integrato, tutto in un attimo, con Kinect, in un secondo posso tenermi il gioco acceso per cui sto giocando a Forza 5 o a Halo, mi dice, ah guarda, ho finito di scaricare la puntata, pam, mi metto a vedere la puntata, in un istante ritorno, senza mai un caricamento, tutto quanto, io ci credo che possa essere un veicolo che che permetta la sua diffusione anche al di fuori di chi è super giocatore, che magari piano piano ci si inizia ad approcciare se Microsoft è così brava da fare del marketing mirato e convince quindi gente appunto che vede solo la ruota della fortuna o le partite di basket, le convince a giocare la ruota fortuna digital e a scoprire che c'è NBA 2K14. Per cui ci credo in quell'ambito, soprattutto credo sia l'unico modo che è rimasto per poter sfondare con comunque una console che è fortemente focalizzata sul gioco. Per tutto il resto è ovvio che poi si sente fortissima la concorrenza, ecco, di una Apple piuttosto che di stessa Google, che prima o poi si metterà qualcosa, eccetera, eccetera, rimane forte, ma mi sembra che anche loro, se vogliono innovare, sono interessate a passare dall'ambito TV e non da qualche cosa che è completamente slegato dall'ambito TV. Quindi io credo che sia un punto di passaggio necessario per poter affermare maggiormente e poter vendere maggiormente sul mercato una console, comunque che alla fine, ecco, appunto, è una console per giocare, però che fa moltissime altre cose in un modo appetibile per il grande pubblico. Altrimenti, secondo me, se fai la console che ci giochi e basta, secondo me non vai avanti, non, cioè fai dei numeri, ma fai Uia, che è sicuramente interessante, però boh, voglio vedere che futuro, fra 2 anni cosa ci sarà di Uia. Spero che fra 2 anni di Xbox One ci sia qualche cosa, ecco, questo è il mio concept. Allora, approfittiamo, appunto, avevo detto, lasciamo aperto l'argomento di prima, che funge benissimo da ponte. Perché? Perché il discorso di Zombie U, il discorso più generale di Ubisoft, approfitto in modo anche sessuale della presenza di Andrea, perché è giusto fare un po' il punto della situazione di Wii U. È vero che è un argomento sicuramente trito e ritrito e non si è modificato più di tanto anche dall'ultima volta che Andrea ne parlò, ormai 4 mesi fa praticamente, però c'è stata questa notizia che mi ha fatto ridere
di un sorriso amaro. Ti piace, questa cosa qua vi piace? Ridere e piangere. Ridere e piangere insieme. Perché? Perché durante una, diciamo, un dibattito su Twitter tra il creative director Steve Hood di Codemasters, al lavoro su Formula 1 2013, e una serie di fan, è venuta fuori appunto una cosa un po' triste, comica ma triste, perché praticamente gli hanno chiesto, visto che il gioco esce su PC, PSD 360, uno dei fan gli ha detto: mi immagino che arriverà anche la versione Wii U, visto che il porting dovrebbe essere super economico e vi potete fare anche un po' di soldi, visto insomma che già non c'è una grande softeca su Wii U, comunque un titolo di guida sensato, perché insomma non è mai male. E lui gli ha risposto in un modo molto molto semplice, gli ha detto: sfortunatamente avremmo dovuto fare un gioco differente per farlo girare su Wii U, fine. Cioè non ha detto che, cioè, questo gioco differente, che io non so se mi immagino Formula 1 Kart, cioè una versione tipo Mario Kart, tipo quello che era uscito, che adesso non mi ricordo neanche più come si chiama, di Codemaster Formula 1 Restarts o com'era il titolo, se differente in termini tecnici, non si capisce bene differente in che senso, però secondo me è una un'importantissima cartina tornasole di un momento assolutamente super critico di Wii U, soprattutto nei confronti delle terze parti. E volevo approfittare di questo, non so se Andrea ha voglia di ripercorrere un po' insomma le ultime dichiarazioni fra Electronic Arts, appunto Codemasters, appunto Ubisoft, ripercorrere un po' quello che è stato, sono stati gli ultimi mesi di Wii U e quelle che sono state le sue considerazioni post E3 o durante E3. Sì, a parte fatico a concentrarmi perché ho appena scoperto su Repubblica chi è, quali sono le persone, gli attori dentro i Teletubbies. Io pensavo fossero... fossero invece vivi e vegeti, esseri pensanti di per sé, invece ho scoperto che c'è gente all'interno. Si vede che ormai sei troppo attaccato alla tua bambina, eh? Sì, sì. Non c'è un cazzo da fare. E, detto questo, sì, possiamo riassumere sicuramente le dichiarazioni degli ultimi mesi dei vari publisher di tutto il mondo uniti in una semplice frase: non convertiremo il gioco X per Wii U. E questa praticamente è la sintesi di un po' tutto questo trend di questi 6 mesi, 8 mesi di vita della console Nintendo, anche qualcosa di più, che si sta incanalando verso una strada sicuramente non lastricata di d'oro. D'altra parte, la preoccupazione mi sembra che ci sia all'interno della stessa Nintendo, nelle dichiarazioni di Iwata con le riunioni con i finanziatori, insomma quelle sì, un po' più tecniche. Ha dichiarato recentemente che c'è un certo scetticismo, un certo pessimismo nei confronti di Wii U, ma loro sperano con questa nuova ondata di giochi a partire da Pikmin 3 di dare una svolta, eccetera eccetera eccetera. In realtà io penso che ci voglia qualcosa di più rispetto a una serie di giochi che comunque è in procinto di arrivare, anche se io non vedo praticamente nessuna grandissima killer app da qua a Natale. Forse il Mario 3D World, ma sono un po' scettico. L'uscita di Mario Kart 8 all'anno prossimo per me è abbastanza critica, ne parlavo anche con Umberto qualche giorno fa, che ci sarebbe stato quello un passaggio importante per la stagione della natalizia di Wii U per avere un rilancio concreto, che non sono convintissimo possa passare invece dal resto dell'offerta. Per quanto riguarda le tre, è stato nei tre medio, non con grandissimi fuochi d'artificio, ripeto, con dei buoni giochi, ma senza la killer app. Probabilmente la delusione maggiore è stata vedere che Retro Studios, il progetto segreto, era quel il Donkey Kong Tropical Freeze, anche se siamo abbastanza certi che non sia quello il titolo segreto, principale, sì, che stanno lavorando, ma si posticipa in continuo gli annunci dei giochi con i super testicoli verso un futuro che comunque è sempre da definirsi e un po' nebuloso. Questo mi sembra abbastanza scontato, come mi sembra scontato che questo vantaggio temporale della console Nintendo sia stato rispetto ai competitor sia stato completamente sprecato. Io
veramente spesso mi stupisco, anzi ultimamente mi stupisco degli errori certe volte da principianti che fa una compagnia che alla fine è da 30 anni che fa console, certe scelte abbastanza incomprensibili e una pianificazione delle uscite, una pianificazione del lavoro e del supporto di una console totalmente incomprensibile. Ad esempio, scoprire dopo mesi che i tempi di sviluppo dei giochi si sono dilatati perché si sono accorti di doverli fare in HD e in HD questo gli ha cambiato la vita, appunto, allungato i cicli produttivi, è un errore lo ripeto, da principiante, abbastanza difficile da associare a una società con questo tipo di esperienza. Forse probabilmente uno degli aspetti più critici è stato sicuramente la campagna di marketing per certi versi schizofrenica, folle, che ha accompagnato il lancio di una console, un lancio che se non eri un super appassionato, addetto ai lavori o comunque informato, è stato un lancio che è passato completamente in sordina. Io, la gente comune, il Joe della strada, il Mario della strada, Il Gio esatto, l'average è piena Joe, Udine di appunto. Gio. Esatto. Beh, ma non li vendono solo a Udine i Wii U, purtroppo. Beh, scusa, ma tu non c'è tuo cugino che si chiama Gio Palmisano? Joe Palmisano, beh, sicuramente ci sarà da qualche parte un I Joe fratelli Palmisano. Gio e Mike Palmisano. Esatto. E non. Decisamente non è, questi Joe Palmisano non hanno avuto purtroppo la percezione del fatto che sia uscita una nuova console e non so se anche a voi capita, ma ci sono queste scene abbastanza deprimenti quando io vado ad esempio al MediaWorld della zona dove c'è addirittura un cartello che indica come i giochi per Wii U non funzionino Sul Wii. su Wii, belle indicazioni belle chiare appunto per cercare di chiarire un preconcetto, comunque un errore di fondo che evidentemente è abbastanza instillato e profondo nel. Io, se ti posso interrompere, ho trovato al MediaWorld di Roma, quello gigante, sta porta di Roma, c'era il cartello, siccome vendevano anche, diciamo c'era, come ti posso dire, lo standee dei pad, del gamepad praticamente, che lo vendevano come aggiuntivo per intenderci, c'era il cartellone con scritto non funziona con il Wii, con la Sì, Wii, anzi sì, era sì. Beh, scritto sul gamepad. ma d'altra parte già gli dai un nome che è quasi indistinguibile dal Esatto. precedente, una forma che se non hai abbastanza cultura in merito ti sembra la stessa console. D'altra parte è stato un problema fin dal primissimo annuncio, cos'era, le 3D, boh, 3 anni Sì, fa, una cosa del genere. sì. Ti ricordi che in molti uscirono pensando che Fosse fosse il stato pad. presentato un gamepad come accessorio per la Wii classica, quindi è stato un problema fin dagli inizi che non si sono riusciti a scrollare di dosso e secondo me neanche si sono sforzati particolarmente per scrollarsi di dosso. Avevo letto nei giorni scorsi un interessante articolo addirittura del Time. Che si era, vediamo se lo ritrovo, che si era concentrato sull'analisi dopo l'E3 sull'effettiva utilità, sull'effettiva efficacia della scommessa o della scelta di Nintendo di puntare tantissimo, nel caso di Wii U, sul gamepad. Effettivamente, l'articolo del Time si chiedeva. Per quale motivo Nintendo abbia scelto di andare su questa strada quando alla fine la stragrande maggioranza dei titoli presentati all'E3 scorso abbia fatto un uso veramente marginale del gamepad? Nessuno, praticamente nessuno lo utilizzava o lo faceva amalgamare col gameplay fondamentale del titolo, del gioco, limitandolo a un utilizzo secondario. E in effetti questa è una problematica che non da poco, perché sappiamo benissimo che il costo di produzione del gamepad è molto elevato e va quindi a
a capitalizzare buona parte del costo totale della console. Sì, ovviamente, poi anche concettualmente doveva essere la rivoluzione del Wii, come il Wiimote, cioè il gamepad doveva essere il fulcro proprio del ovviamente del ha ridotto il budget a disposizione per il lato puramente hardware della console, sì, ovvero la forza bruta, e in più secondo me ci sono dei grossi limiti progettuali legati fondamentalmente proprio al touchscreen, che non essendo multitouch è fortemente limitato, cioè già all'uscita era una cosa fuori dai tempi, considerando che la gente ormai è ampiamente abituata al multitouch di smartphone e tablet, ed è un limite anche appunto all'utilizzo stesso in ambito puramente ludico, quindi tutta una serie di scelte, di decisioni, di progettazione sbagliate, ma che hanno contribuito a quello che è stato l'errore più grosso di fondo, ovvero non avere una lineup ben distribuita, ben sviluppata e forte nei primi mesi di lancio per andare appunto a sostenere le vendite. Come qualsiasi console, se non ci sono i giochi non si vende, e i numeri di questi giorni sono abbastanza drammatici. Quelli che abbiamo pubblicato ieri, la news sulle vendite in Inghilterra, danno un quadro dei primi sei mesi dell'anno, se non drammatico, ci manca veramente poco. Tra l'altro mi hai fatto divenire in mente, su tutto il discorso del marketing, del problema enorme che c'è stata alla base di Wii U, di farlo capire nel pubblico, quel famoso dépliant, quel volantino, su cui, sì, se non ricordo male, abbiamo parlato proprio nell'ultimo podcast prima della pausa, sì, infinita, sì, come idiozie, che dimostrava, cioè dimostra con forza, purtroppo mi spiace usare una parola esagerata, ma l'inettitudine di Nintendo nel comunicare quello che è Wii U, al punto da dover fare un volantino ancora più inutile, perché quello era veramente fuori di testa, con tutte quelle sigle, quelle cose che appunto Joe Palmisano non potrà mai sapere che cos'è, che cosa stanno a intendere tra Wii, Miiverse, tutta quella roba lì, ed evidenzia appunto, come hai detto te, che la primissima difficoltà del Wii U è far capire al pubblico che esiste, e soprattutto che è differente dal Wii, e questa cosa probabilmente ha avuto ripercussioni sulle vendite, ha avuto ripercussioni sull'appeal da parte dei publisher, terze parti, eccetera, eccetera. Umbo, volevo sentire anche la tua, perché comunque tu in fondo rimani Nintendaro, nasci in Nintendaro, rimani in Nintendaro. Beh, se lo dici tu, morirò. No, ma come al solito quando si parla di Wii U... Eccessivo, sì, però sei un grande fan di Nintendo. Sì, gioco parecchio sulle console Nintendo, nonostante non possegga ancora la Wii U, perché stavo aspettando la recensione di Andrea di Pikmin per comprarla. Però, come al solito, quando parla di Wii U è completissimo Andrea, e non è che abbia molto in assoluto da aggiungere. Lui non è arrivato alle conclusioni finali su cosa dovrebbe fare Nintendo. Esatto, questo infatti volevo chiedere. Che dovrà, sì, fare Nintendo? Io sinceramente non capisco perché non sia già partito l'equivalente dell'Ambassador, del programma Ambassador, che su 3DS funziona così bene. D'altra parte, su 3DS non è che ci siano tutti questi giochi terze parti. Le console Nintendo riescono a vivere e sopravvivere benissimo, anche se ovviamente l'ambito degli handheld, dei portatili è estremamente diverso, ma riescono comunque a vivere e sopravvivere bene anche solo con i giochi first party e con poche produzioni. Ricorda poche, cos'è il programma Ambassador per i nostri ascoltatori? Il programma Ambassador, scusami, era quello che dopo i primi mesi di grande difficoltà del 3DS, assieme ad un taglio di prezzi notevole della console, garantì a chi invece l'aveva comprata al prezzo precedente una serie di vantaggi, tra cui anche la possibilità di scaricare un tot di giochi per la Virtual Console in maniera gratuita, andando quindi in una certa maniera a rimborsare, o comunque a non dare la sensazione appunto di fregatura a chi aveva nei mesi precedenti pagato il 3DS al prezzo iniziale. Per me un taglio di prezzo è fondamentale, anche col rischio di venderlo in perdita, ma d'altra parte andiamo avanti con la solita storia del cane che si morde la coda. Se non vendi le console, non vengono fatti i giochi, se non fanno i giochi è perché non ci sono i numeri, eccetera, eccetera. E va fatto un taglio di prezzo che renda più appetibile la console, nonostante appunto, anche se ci sono stati degli sforzi dai non ufficiali, da un sacco di catene, di tagliare il prezzo iniziale, ma comunque ci vuole un'indicazione
diretta di Nintendo in tal senso e appunto un supporto sotto questo punto di vista che possa in qualche maniera muovere le vendite e iniziare questo circolo virtuoso che sia in grado di risollevare la situazione. D'altra parte è ridicolo dare per morta, come in molti fanno, una console dopo pochissimi, dopo neanche un mese di vita. Allo stesso modo è una strada fino adesso ha percorso una strada in grande salita e con estrema difficoltà e mi sembra che Nintendo non abbia più di tanto non abbia agito, comunque sia stata a guardare senza prendere le contromisure necessarie. Io in questo caso ho pochissimo da aggiungere, come ha detto prima Umberto, sei stato super, super completo. Non so se anche per Umberto è d'accordo, cioè, nel senso, ok il programma Ambassador, io sono più convinto che sia necessario un taglio di prezzo fortissimo, ma proprio di quelli cattivi per poter creare appetibilità ancora prima del taglio Ambassador, che solitamente, che come dici te, serve più che altro a non scontentare chi si è preso, tra mille virgolette, sì, l'inculata di prendere a prezzo sono pieno. Parallele le cose, sono è che secondo me non basta più il taglio di prezzo e cioè anche il taglio di prezzo, con tutto che è una leva importantissima nella vendita delle console, secondo me non basta più neanche soltanto quello per far aumentare, cioè per rendere più appetibile la console. Cioè tu sei convinto che basta farla scendere, dimezzarla per far sì che torni ad essere appetibile Wii U? Beh, è chiaro, come dicevo prima, se non ci sono i giochi non la vende anche a 2 euro, però con una stagione autunno-inverno perlomeno decente in ambito per quanto riguarda le uscite, cioè, penso che ci sia più di qualcuno alla finestra, magari in attesa appunto di una riduzione di prezzo e dell'uscita di qualcuno dei titoli previsti per quest'anno e potrebbe essere appunto una contingenza di cose che inizia a muovere dei numeri tali da ridiventare appetibile per le terze parti. Esatto, perché sì, non hai tutti i torti. Perché molto semplicemente adesso non ci sono i numeri tali da giustificare un progetto anche solo di conversione, di semplice conversione per Wii U. Abbiamo letto cose ridicole in passato, tipo che l'Unreal Engine non può andare su Wii U, poi sì. No, in realtà è scalabile, poi chissà, chi lo sa. Le capacità della console, nonostante sia molto molto inferiori ovviamente alla next gen propriamente detta, ci sono, fare delle conversioni non richiederebbe tutto questo sforzo probabilmente, ma ci vuole la base installata. E passiamo alle idiozie, perché ovviamente il ritorno di Andrea segna anche il ritorno in grandissimo stile, come ho detto all'inizio, delle idiozie. Partiamo dall'ennesima dimostrazione della degenerazione di un popolo che soltanto Tanzan e Umberto e ovviamente una grandissima schiera di appassionati può adorare a questo livello. Parliamo di questa speciale, incredibile bevanda che si è affermata dopo aver avuto diverse ripercussioni viral per video su YouTube, insomma non si parla di altro, praticamente questo Mocoletto si chiama Mocoletto, scegliete come mettere la E. Già il nome è... Qua mi può aiutare Umberto, è Mocoletto o Mucoletto? Beh, perché non è che sono un linguista giapponese, cinese. Cosa ne so, Mocoletto. Vabbè, comunque, Mocoletto. Non ho un'idea, chiederei qua la questione pronuncia. Comunque appena a Tanzan va al TGS a settembre ci facciamo portare a casa un pallet di questi. Praticamente è questa bevanda che viene venduta con una specie di, come lo possiamo, modellino in plastica di un water con tanto di scarico, per cui praticamente come comprate la bevanda, che è composta da questo modellino in plastico che dovete assemblare, sono 4-5 pezzi tipo sorpresa dell'ovetto Kinder, quindi lo assemblate. Esatto. E poi ha questi due gusti in polvere che sono o soda, che è tipo la Sprite, oppure cola, naturalmente, come la Coca-Cola. Voi quindi che fate? Versate questa bustina di polvere dentro al contenitore che dovrebbe contenere l'acqua di scarico, per intenderci. Poi ci aggiungete l'acqua e nell'arco di pochissimi secondi queste due cose fanno effetto e quindi dal cesso, dal buco del water, inizia a uscire la schiuma di questa bevanda praticamente che andate a comporre, che poi bevete con la cannuccina piccolina che viene data in allegato sempre con la bevanda. Quindi con tanto ovviamente di rumorino del risucchio tipico. Esatto, esattamente. E qui siete lì e bevete questa schiuma che esce dal cesso,
finto, piccolino, e siete felici, perché ovviamente suppongo che già per i giapponesi sia una cosa figa fare questa, fare no, questa posso operazione. Fare però una, posso fare un appunto di design che ha prodotto questa cosa che magari ci sta sentendo? Capisco il gusto 7-Up che esca la schiuma bianca, però sarebbe stato bello per il gusto cola far uscire la schiuma color cola. Hai ragione. La schiuma marrone, sì. Hai ragione, questa è una giustissima. Mi avrebbe dato anche un tocco di realismo che invece così. È vero, ma poi potevi fare anche tipo, che ne so, gusto menta, lo facevi verde vomito. Sì. Magari anche con i pezzetti. Con i pezzettoni, bravo. Pezzettoni. Ottimo, ottimo. Sì, sì. Non è male. Pezzettoni. Comunque è incredibile che io vorrei vedere una persona veramente normale che si mette lì, si ferma un attimo, si monta il suo cessetto e si mette a bere la, questo drink meraviglioso dalla cannuccia succhiandolo dal water. Ma scusa, ma poi non hai citato i due personaggi, anzi la serie di personaggi che accompagnano questa Sì, che verità, quella cosa, vedendo la notizia, non è proprio una serie di personaggi che l'accompagnano, è come se poi i giapponesi sono divertiti talmente tanto, hanno iniziato a fanno, capito, i montaggi in cui ci mettono i personaggini dei manga, dei fumetti, dei cartoni animati di fianco a questo cesso con la cannuccia che bevono, che girano. Che ah, fanno. Tu dici quindi che non è un set? Non credo che faccia parte della bevanda, sinceramente credo sia a parte come cosa. Sì, sarebbe stato affascinante l'eroe del cesso che si beve. Ma andiamo naturalmente in crescendo, perché questa è fantastica. Praticamente è uscito fuori questo Happy Playtime, un gioco, è difficile anche da specificare di che cosa si tratta, una guida, un tutorial, oltre che un gioco naturalmente, per mobile, credo sia solo iOS, ma potrei tranquillamente sbagliarmi, o forse solo Android, o, anzi più probabile sia solo Android per le limitazioni dei titoli iOS. Praticamente è una companion app che dovrebbe fungere da stimolazione, d'aiuto nei confronti delle donne per masturbarsi più spesso o per prendere confidenza con la loro masturbazione. Questo perché, stando a questo grandissimo sondaggio che è stato effettuato dal creatore, publisher di questa applicazione, praticamente quasi il 50% delle donne, quindi una donna su due, si masturba meno di una volta al mese ogni anno, e siccome questo evidentemente è considerato una cosa problematica, soprattutto se confrontata con la masturbazione maschile, visto che ovviamente sono il primo a sottolinearlo, non c'è nulla di male nella masturbazione, anche quella femminile, insomma lui ha pensato bene di fare questo gioco che ha la sua mascotte, che si chiama Happy, che è la tua friendly neighborhood vagina, quindi vagina, quindi utilizza anche il motto di Spider-Man, perché se non sbaglio è Spider-Man che è your friendly neighborhood spider, se non ricordo male, quindi utilizza, pensavo usasse quello da grandi poteri derivano grandi responsabilità e tra l'altro invece no, è un altro. La mascotte è fantastica perché è una specie di glande di pene con però al centro dello stomaco una vagina, praticamente, quindi anche c'è anche dell'estro creativo dentro alla mascotte. Secondo me la descrizione potevi evitarla, Perché non ho detto nulla di volgare. No, è che non è che invoglia molto ad andare a vedere, però no, è interessante andare a vedere questo prodotto perché è assolutamente interessante, ci sono gli screenshot presenti, quindi aiuta da un lato a capire l'anatomia, il funzionamento della vagina, degli organi sessuali femminili, dei punti di erotismo, di stimolazione e così via, e dall'altro funge proprio da aiuto suppongo, a dirti, uè, sono passato un po' troppo tempo, fatte masturbati un poco, quindi suppongo che... Ma tra l'altro c'è anche, alla fine secondo me possono fare una bella operazione, perché con un veloce reskin che passa dal rosa al blu e qualche cambiamento grafico possono fare anche quella per l'uomo che vuole migliorare. Che però non ce n'ha bisogno l'uomo, perché comunque si masturba già tanto da solo. La sua conoscenza, no, non per lui, lui sì, con lei. Esatto. La conoscenza della... Ah, questa non è male, cioè quindi aiutare lui a scoprire... Gli mando una mail. Però secondo me prima registra il brevetto e poi gli chiedi dei soldi sul fatto che fanno la versione per l'uomo. È vero, potrei far così. Ma appena finiamo il podcast. E tra l'altro, visto che Andrea ci teneva particolarmente, agganciamo, visto che si parla di masturbazione, sempre di masturbazione è interessante, arriviamo, ci colleghiamo a questa incredibile dichiarazione di tale Nikan Spa, che è un 28enne che si... No, scusate. Questa dichiarazione è apparsa sul Nikan Spa, che penso sia un giornale, un quotidiano, qualcosa del genere, ovviamente giapponese, che parla di un tale 28enne soprannominato Yuichi Ito, secondo nome di fantasia, a quanto pare secondo il suo alias,
che dice che praticamente lui, masturbando, cioè seguendo una vera e propria, provata a mettere in piedi una vera e propria dieta basata sulla masturbazione, lui praticamente dice: sto leggermente attento al mangiare, ma soprattutto mi masturbo fra le 3 e le 5 volte al giorno, con dei picchi di 7 volte. Ma detto, in verità, in 2 mesi ho perso appena 9 libbre, che se non sbaglio, quant'è? Dovrebbe essere un chilo, neanche un mezzo chilo, se non sbaglio, perché non mi ricordo mai se, no, scusate, 9 libbre dovrebbe essere 4 kg più o meno, perché mi sembra che sia mezzo più o meno. Sei tu l'esperto di conversione. Mi sembra, però, non potrei dire tranquillamente una cazzata, ma direi che ha perso 3-4 kg, quindi dice Beh, non è poco, No, non è poco, infatti, però dice alla fine non è stato così soddisfatto, perché lui dice che in verità ha avuto un passato da super sportivo, poi ha smesso, quindi ha cominciato a mettere su grasso sopra. E 9 libbre sono 4 kg. Una libra? 9 libbre. Ah, quindi indovinate, hai visto 4 kg, 4 kg e mezzo più o meno, e praticamente ha perso 4 kg e mezzo. Lui dice che siccome è gigantesco, perché lui a quanto pare è arrivato a pesare 167 libbre, quindi stiamo più o meno, anche tanto tra l'altro, 90 kg più o meno dovremmo essere, però è piuttosto basso, perché se non sbaglio è alto 5 piedi e 5 pollici, quindi tutte queste è un inferno di misurazione. Dovrebbe essere 1,60 m più o meno, dovrebbe essere 1,60 m per 90 kg, 80 kg effettivamente è abbastanza rotondetto, e dice che con la mia stazza in 2 mesi di dieta ferrea avrei potuto perdere molto più di soli 4 kg. Quindi peccato, perché io l'avevo iniziato da appena 2 settimane sperando in grandi risultati, invece adesso mi sa che la molli a questo punto. Ma comunque mi sa che vado su qualcosa di più classico. C'è anche una ricerca scientifica del buon Ito dietro, perché lui dice che non è che si è improvvisato questa cosa. Lui ha letto online che masturbarsi equivale più o meno a correre 200 metri, quindi ovviamente moltiplicando per tante masturbazioni ottiene una distanza considerevole. No, cioè però comunque anche se lo fai 7 volte al giorno, che comunque è una media abbastanza impegnativa, è un chilometro e 4, cazzo, è un chilometro e 4, se pesi 90 kg sei poco sopra le 100, sì, no, sulle 140 calorie. Ma scusate, non posso crederci che una pippa è 200 metri di corsa. Sì, corre da 200 metri. Dice, sembra poco tanto. Sembra poco, nel senso faccio fatica a immaginare che corri per 200 metri uguale a come quando ti fai una sega. Mi sembra che, cioè, secondo me consumi molto meno facendo la sega rispetto a correre. Ma è pochissimo, 200 metri di corsa consumi... Ho capito, ma comunque... poco. Ho capito, ma vogliamo fare un confronto con il movimento del corpo rispetto a quando ti masturbi, scusate? Entrano in gioco anche altri meccanismi, magari metabolici, ormonali. E poi comunque 200 metri li fai in pochi secondi. La sega, io immagino che duri qualche minuto, penso, no? Solitamente. So, secondo me, non lo so. È interessante questa cosa, ma valuteremo. Magari lo possiamo intervistare. Possiamo intervistare oppure chiedere a qualche esperto dei nostri ascoltatori se sa precisamente a quante calorie corrisponde farsi una sega, perché comunque è una cosa importante da questo punto di vista. Vabbè, c'erano diversi. Abbiamo alzato il livello. No, c'erano anche altre valutazioni che volevo fare, ma preferisco censurarmi da solo. Comunque, arriviamo all'ultima, che qui veramente andiamo oltre ogni possibilità umana. E non siamo in Giappone. Non siamo in Giappone, tra l'altro, ma siamo in New Hampshire, che immagino sia l'America, perché non penso sia l'Inghilterra. New Hampshire, cos'è secondo voi? Inghilterra o America? Forse in Inghilterra. Io direi America, però se controllate nel frattempo, comunque. Dico Inghilterra. Questo tizio cosa ha fatto? Ha pensato bene di andare a giocare in una sala giochi, è la parola sbagliata, diciamo sì, quelle specie di sala giochi dove ci sono anche... È uno stato federale degli Stati Uniti d'America. Perfetto, dove ci sono anche... tipo, come si chiamano quelli là, i braccetti meccanici che raccolgono? Sì, vabbè, quelli. Per intenderci, insomma, quel tipo di sala giochi lì, praticamente si è messo a giocare con le monetine per cercare di vincere un Kinect. Tra l'altro qua non è ben specificato che gioco era, suppongo sia semplicemente che infilavi la monetina e magari tipo slot machine. Fatto sta che uno dei premi era questo Kinect, che lui voleva assolutamente... senza probabilmente sapere che in qualsiasi negozio di Walmart piuttosto che Best Buy ovunque in America lo trovi, penso ormai a $79 e $99,
Fatto sta che ha speso la bellezza di $2,300 in monetine per cercare di prendere questa cazzo di questo cazzo di Kinect, e non solo non ha vinto il Kinect, ma per festeggiare la questione lui è riuscito alla fine a vincere soltanto una banana gigante con i capelli da Bob Marley con i capelli da Bob Marley. Per cui c'è questa foto eccezionale del tipo con la canottiera bianca, pieno di tatuaggi, con l'occhiale da sole, che esce con questa banana gigante sulla spalla, con i capelli da Bob Marley, perché non è riuscito a vincere. E poi, se clicchi nel link in basso della fonte originale, c'è anche un video e la foto che lui praticamente è addirittura un padre di famiglia. quindi si è bruciato tutti i risparmi. Produce il rischio 2000 euro in monetine per vincere il Kinect o qualcosa del genere. Proprio per vincere il Kinect lo vedo molto molto difficile. Però c'è dai, diciamo che c'è il lieto fine, come ci hai detto te. Dici, parlaci del lieto fine. C'è un bellissimo lieto fine che in pratica... I ragazzi di College Humor, che è un sito che fa parodie, video, eccetera, si sono probabilmente inteneriti o comunque sono impazziti di fronte a questa storia e hanno deciso di raggiungere lo sfortunato Gribom e acquistare questa banana con i capelli di Bob Marley per la stessa cifra che lui aveva speso, per $2,600, aggiungendo addirittura, e qui c'è la generosità incredibile, un Xbox. Quindi tutto è bene quel che finisce bene. Ma secondo me il valore di mercato di un pupazzo del genere è proprio $2,600, secondo me è inestimabile. Ma tra l'altro aggiungo una cosa, gli hanno regalato un Xbox, che però suppongo che lui già ce l'aveva l'Xbox, perché se voleva comprare il Kinect, esatto, il problema del Kinect è rimasto, cioè, può vendere l'Xbox e comprare il Kinect, no, oppure potrebbe rispendere $2,600, esatto, e provare a rivendere, a rivincerlo. È corso subito la macchinetta con $2,600. Che merda. Cosa mi sono giocato questa settimana? Fondamentalmente sto andando avanti con The Last of Us, molto a rilento, perché per me le serate estive sono debilitanti, perché non riesco mai a stare a casa, quindi praticamente questi ultimi 7 giorni non ho giocato praticamente a un cazzo, però ho fatto 1 ora e mezza di The Last of Us. Tra l'altro di quest'ora e mezza continuavo a crepare nello stesso punto, e quindi ho anche di quest'ora e mezza, in realtà sono andato avanti di 25 minuti di gioco praticamente, per dirla in breve, e quindi direi che di The Last of Us ancora non voglio parlare finché non lo finisco, quindi passo la palla. Chi di voi due è più pronto? Chi è più pronto? Andrea. Ok, Andrea, dimmi che cosa il tuo gioco. Allora, sì, vabbè, io sto giocando a Pikmin, ma siamo super embargati, quindi è impossibile che io possa parlare in questa sede, quindi torno indietro di una settimana, ovvero a quando ho finito The Last of Us, che mi è piaciuto moltissimo. Ero partito in realtà molto critico, perché le prime 4-5 ore per me sono molto molto lente, nemmeno bellissime da vedere, perché comunque sono fortemente caratterizzate da ambientazione all'interno e comunque è piuttosto lente a livello di narrazione, quindi non mi ha dato una ottima prima impressione, ma poi veramente il gioco esplode praticamente da quando si raggiunge il ponte fuori dalla città. In molti che l'hanno giocato sapranno di cosa parlo, da lì in poi è un crescendo clamoroso, mi è piaciuto tantissimo sotto praticamente ogni punto di vista, a partire ovviamente dalla trama, che noi solitamente nell'ambito dei videogiochi ci si accontenta di trame appena appena decenti, che magari al cinema farebbero veramente cagare, però noi, avendo uno storico di tristezza infinita, ci accontentiamo. In questo caso non è sicuramente una trama da film premio Oscar, però è veramente valida, interessante, personaggi ben caratterizzati, ottimo ritmo, un finale non banale secondo me, perché mi aspettavo comunque un'altra conclusione. Il gioco è molto bello, ha dei difetti a partire dall'intelligenza artificiale dei nemici piuttosto scarsa, poi dalle scelte di design che per qualche motivo, vabbè, abbastanza chiaro di rendere la cosa non troppo frustrante, ma per una larghissima fetta del gioco rendono Ellie praticamente invisibile, invulnerabile dai nemici, una cosa che riduce leggermente il senso di realismo e di immersività, ma per il resto è un gioco che mi è veramente piaciuto, e però allo stesso tempo spero veramente che non ci sia un sequel, anche se è difficile che non lo facciano visto le vendite, perché per me è un gioco fatto e finito, è bellissimo così, basta. Mamma mia,
proprio lodi sperticate e totali. Molto, sì, mi è piaciuto proprio tanto. Bene, sono contento. Anche se comunque secondo... Last of Us Guy, Andrea, per un po'. No, secondo peccato che la trama riprenda moltissimo da Mass Effect, solo quello. Poi è inutile sparare queste cose che chi ci ascolta non sa minimamente di che cazzo stiamo parlando, tra l'altro, proprio c'è una cosa gratuita inutile. E un po' adesso. Allora, io ho visto un che gioco. Sono... Capito, ma posso fare un minimo di introduzione? Fai anche un'introduzione più lunga dell'umanità, però prima che ti prodighi in 67 giochi ti volevo avvisare. No, stavo semplicemente dicendo che visto che ho abbandonato Civilization perché mi hanno staccato il codice Steam e visto che ho da troppo poco iniziato a giocare a Europa Universalis 4, parlerò di quello che sto giocando su 3DS, dove mi sto divertendo su sia Fire Emblem, dove però ho ancora troppe poche ore. Anche io sto giocando a Fire Emblem, ma ho giocato troppo poco, per cui non... è molto figo, però ne parlerò in futuro. Quel gioco lì mi sento molto scarso. Invece sto giocando tantissimo tutti i giorni, mi è tornata la scimmia di Animal Crossing New Leaf, visto che comunque ho giocato praticamente quasi ogni altro episodio. Ho giocato pochissimo quello su Wii, mi pare, sì, esatto, quello su Wii l'avevo giocato veramente poco. Qua invece mi è tornata la scimmia alla grande e... Vabbè, sono d'accordo ovviamente con l'ottima recensione che abbiamo pubblicato, ed è un gioco veramente eccezionale. Capisco che possa non piacere, possa essere quanto di più lontano qualcuno possa pensare rispetto al concetto di videogioco, però ha talmente una quantità di eventi, e ti permette una quantità tale di opzioni, di cose diverse da fare, di scelte, che poi in realtà sono scelte sempre piccolissime, non è che siano mai cose stratosferiche, che è veramente bello. Poi lo sto giocando ovviamente con la cartuccia, che poi vabbè l'ho scaricato, ma cioè l'ho scaricato legalmente dall'eShop. Diciamo la versione italiana, e devo dire che la traduzione è veramente fatta bene da Nintendo, e qua era importante perché poi ogni personaggio, per quanto non è che abbia dialoghi incredibili, ha una propria personalità e sono tutte rese benissimo. Tantissimi oggetti, tantissime cose da fare, secondo me è veramente forse il capitolo che mi sta piacendo di più, nonostante poi la resa dei conti abbia comprato forse 5 volte lo stesso gioco nel corso di diversi anni, perché poi è quello che fai comprando tutti gli Animal Crossing. Però mi sta piacendo, è un gioco che secondo me è il compendio perfetto quando a qualsiasi momento, perché lo puoi accompagnare a qualsiasi altro gioco, ti spinge a giocare quella mezz'oretta al giorno per fare le tue cose. Mi sta piacendo molto. Io so che posso soltanto immaginare Pierpaolo e forse anche Andrea cosa pensino di chi gioca ad Animal Crossing, e immagino non sia lusinghiera la... Ma guarda, io posso raccontare l'aneddoto di quando sono salito su a Milano, e già dimostrava la forma di autismo estrema, perché sono salito a Milano per il Fan Day di Ubisoft di Splinter Cell un sabato 29 giugno, perché appunto era San Pietro e Paolo, e sono salito su e praticamente mi sono incontrato in stazione di Milano Centrale, perché sono sempre in treno, con Umberto, e praticamente immaginate questa scena, perché io vi devo cercare di descrivere nel maggior dettaglio possibile. Io scendo dal treno, comincio a camminare, non so se avete presente, qualcuno di voi è stato alla stazione Milano Centrale, comunque sì, cammino lungo il binario fino a che non si arriva al punto dove praticamente la stazione si allarga, perché finiscono i binari, quindi la stazione si allarga e ci sono tutte le persone. Cammino io, stavo con Jacopo, il nostro operatore, cammino a un certo punto, arrivo alla fine del binario e vedo Umberto, che comunque non è una persona particolarmente imponente fisicamente in termini di altezza, ma ciò nonostante riusciva a svettare nel mare delle persone, che era lì al centro, rivolto verso il binario, verso dove arrivavo io, con il suo 3DS in mano acceso a giocare come un bambino autistico al centro della stazione di Milano Centrale. Immaginate questa scena terrificante, lui era lì che giocava fermo in piedi al centro con la gente che camminava, che passava per andare ai binari, il caos, e lui era lì che giocava. Già era una scena terrificante. La console, il 3DS ha la funzione più bella del mondo, che è lo Street Pass, e avevo una nuova casa nel quartiere Sbirciacase, quindi stavo osservando l'arredamento del nuovo arrivato. Fatto sta che c'è stata questa scena e già faceva capire il livello di autismo raggiunto. Appena saliamo in taxi, neanche facciamo in tempo a salire in taxi, lui ritira fuori dalla tasca il 3DS e si rimette a giocare come un super bambino autistico. Quindi questa cosa è fantastica, per dire che evidentemente il gioco ha un suo appeal infinito. Io quello che posso dire è che dall'alto del mio essere magnanimo, non so se si dice della mia magnanimità della mia magnanimità, l'ho preso con la famosa promozione del regista
tre giochi, il quarto in regalo di 3DS, l'ho preso in regalo per Eli, quindi lo sta giocando lei a tempo pienissimo, e c'è questa scena fantastica in cui alle 11 di sera, 11 e un quarto di sera, mi fa: ok amore, adesso che vogliamo fare, perché sono chiusi tutti i negozi, quindi non posso più giocare a Animal Crossing. Ti posso dire queste meravigliose scene di vita in cui io non la vedo, non la sento tutta la sera, a un certo punto: amore, sono chiusi i negozi, che vogliamo fare stasera? Quindi c'è questa belle scene. Però la prevedibilissima risposta di Pierpaolo, la evitiamo. Che coglione. Ok, basta, va. Posta dei lettori, tada, non c'è, perché anche questa settimana non avete mandato neanche una singola email di domanda, il che mi fa piacere, perché fa immaginare che il podcast sia seguitissimo a questo punto. Comunque ve lo strano, ricordo. Strano, perché è così regolare. Che esatto. Io vi ricordo, podcast@multiplayer.it è l'indirizzo email da contattare per le vostre domande, e come al solito il podcast lo trovate su multiplayer.it/podcast, lo trovate tutte le puntate scaricabili o ascoltabili in streaming direttamente dal sito. Ci sono stati molti problemi la settimana scorsa con la pubblicazione del podcast sul sito, per cui è stato su iTunes per un paio di giorni in più rispetto alla versione sul sito, perché appunto di mezzo c'era stato il restyling del sito, quindi non eravamo pronti alla pubblicazione del podcast, eccetera eccetera. Comunque abbiamo tutto risolto, e per l'appunto il podcast comunque lo trovate anche su iTunes, basta che cercate multiplayer.it, trovate tutti i nostri podcast video e questo audio. Vi potete abbonare naturalmente gratuitamente come qualsiasi podcast, ve lo scaricate al volo e così via. Ultima nota, dalla puntata scorsa il podcast è disponibile anche su YouTube, lo potete sentire, in pratica vedete un'immagine fissa e lo sentite, in diversi ce lo avevate chiesto a suo tempo, a noi costa pochissimo metterlo lì su YouTube, quindi lo carichiamo anche lì sopra e fateci sapere se vi piace l'iniziativa o se invece non ve ne può frega de meno. Detto questo, grazie ai miei due compagni di viaggio, Andrea e Umberto, e un bel saluto. Ciao. Yeah, come on.